Da lì muallici, tares tires, e ora arriva la IUC con la legge di stabilità. Qual è il commento della Lega Nord? Che è un gioco delle tre carte, si eliminano delle tasse, e in realtà queste escono dalla porta, rientrano dalla finestra. E per 4-5 settimane avevamo sentito parlare di Trise, questa è scomparsa, appare la IU, che è l'imposta unica comunale, che al suo interno mantiene ancora l'IMU sulle seconde case, sui capannoni, sulle officine, sugli esercizi commerciali, e poi mantiene ancora al suo interno la TARI, la tassa rifiuti, e la TASI, che è la tassa per i servizi indivisibili. Cosa questo comporta? Che rispetto al corrente anno 2013, il prossimo anno, ci sarà come minimo un aumento di 4 miliardi di soldi che famiglie e attività economiche dovranno versare alle casse ingorde dello Stato centrale. Insomma, questo governo non aiuta né i piccoli comuni né soprattutto le aziende. No, assolutamente no, ma anche le famiglie, perché peraltro la IUC, come peraltro il pasticcio della TARES, va a incidere negativamente soprattutto sulle famiglie numerose, e ci domandiamo se questa è una politica a tutela, a favore e a rilancio della famiglia italiana.